Premier Renzi sbarca in Laguna, augura buon lavoro al commissario Zappalorto, incontro a porte chiuse con il governatore Zaia. Durante la visita del Premier in 200 manifestano e consegnano una lettera, anche i sì grandi navi recapitano un documento. Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta anche sul veneziano, ora si contano i danni, molti causati dalla mancanza di elettricità. Condannato il padre quarantenne che molestava le due figliolette, è stato incastrato dalla moglie che ha nascosto delle microspie in casa. Non solo piccioni in piazza San Marco, ora anche i gabbiani diventano invadenti e camerieri e baristi non ce la fanno più. Le previsioni del tempo sono sbagliate, niente paura, ci pensa la regione con delle microcentraline che stabiliranno con precisione se pioverà o no. Continua la campagna acquisti oro granata, arriva l'austriaco Ortner, reduce dall'esperienza con Siena, Casalin, grande sostanza ed esperienza. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Una giornata davvero intensa oggi in Laguna. È arrivato infatti il Premier Matteo Renzi che ha augurato buon lavoro al commissario Zappalorto e poi si è incontrato con il governatore Zaia. Venezia, nell'Arsenale, che era la fabbrica, il cantiere più grande d'Italia e che quindi era un luogo nel quale si creavano posti di lavoro, oggi è un luogo di bellezza e di rapporto tra passato e futuro. E rispetto alle questioni veneziane sapete qual è la nostra posizione, ho fatto al commissario gli auguri di buon lavoro. Parla di lavoro e di riforme istituzionali il Premier Renzi a Venezia per concludere i lavori dell'agenda digitale europea. L'Arsenale è la sede, dice, dove un tempo il lavoro veniva creato. Non ci faremo intimorire da chi vuole fermare le riforme, aggiunge Renzi. Vogliamo troppo bene a questo paese per lasciarlo in mano a quelli che sanno dire soltanto no. Avanti tutta anche per il commissario di Venezia, Vittorio Zappalorto, rappresentante dello Stato mandato in Laguna con l'incarico di prendere per mano la città e trasportarla fuori dal pantano in cui è rimasta intrappolata, dopo il MOSE, le dimissioni del sindaco, del consiglio e di tutta la giunta. Buon lavoro, dice Renzi e ribadisce. Sistemare le vicende della città di Venezia in attesa delle elezioni. E credo che con l'aiuto di tutti farà sicuramente un ottimo lavoro. E dicevamo, poi c'è stato un incontro a porte chiuse con il governatore Luca Zaia, all'uscita non si è voluto sbilanciare. Cosa che dico Renzi non le posso dire anche a voi. Ai giornalisti che chiedono cosa si siano detti il governatore del Veneto Luca Zaia e il premier Matteo Renzi al termine dell'incontro a Venezia, il presidente della regione non risponde, lasciando intendere la delicatezza delle questioni trattate con il capo del governo. Sul MOSE però Zaia si sbilancia come? Con l'invito all'esecutivo a prendere in mano una questione bollente per la città. La partita del MOSE io l'ho ereditata, era già conclusa e già decisa fino in fondo, perché il governo da soli 4 anni, il MOSE dell'83-84, e sarebbe bene capire cosa vuol fare anche il governo rispetto a questa partita. Divergenza di idee superata invece con il commissario Zappalorto, nonostante le opinioni diametralmente opposte sul progetto della città metropolitana. Zaia però precisa. La città metropolitana è un'immonda vergogna, perché chiudere la provincia di Venezia dicendo che è un ente inutile, dopo un istante dar vita alla città metropolitana con un nuovo presidente che non sarà mai eletto ma scelto dai partiti, direi che non è quello che i cittadini vogliono. E non sono mancate le proteste, come già era stato annunciato, gli ambientalisti, i No Global e anche i Sì Grandi Navi, chi ha voluto consegnare un documento al Premier Renzi. Ha funzionato questa giornata, non era scontato andasse così, sicuramente la pressione di centinaia e centinaia di attivisti e cittadini in questo senso ha significato un importante passo avanti nel dialogo, nell'apertura di un canale di dialogo e non di chiusura e di scontro, di repressione nei confronti di chi da decine di anni sta portando avanti queste battaglie. Il Premier Renzi è all'interno dell'Arsenale, impegnato nella programmazione dell'agenda digitale europea. I No Grandi Navi e i manifestanti dei movimenti per il diritto all'abitare lo attendono all'ingresso principale e non demordono fino a quando non ottengono che una loro delegazione sia ricevuta dal Presidente del Consiglio. Abbiamo avvisato il Presidente che lui è in presenza di una città senza sindaco. Le questioni sul tavolo riguardano ancora il passaggio dei grattacieli del mare in mezzo alla laguna e il MOSE,
di cui si chiede la sospensione dei lavori e l'apertura di una commissione d'inchiesta per far luce su quello che è stato e ciò che dovrà essere di questa opera mastodontica per proteggere, si diceva, Venezia dall'alta marea. La protesta continua davanti alla sede del magistrato delle acque a Rialto, occupata da Enoglobal, che fanno irruzione prendendo simbolicamente possesso delle scrivanie e soprattutto delle finestre per calare giù uno striscione contro la corruzione. Venezia commissariata dunque, secondo voi è giusto andare al voto subito come propone qualcuno, stiamo parlando del voto in autunno oppure aspettare la scadenza del mandato? E questo è il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana per chiedere la vostra opinione. Ci potete rispondere attraverso un sms, una mail o un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Parliamo ora di maltempo, la bomba d'acqua che si è scatenata sul Veneto, in particolare nel Padovano, ha avuto delle ripercussioni anche nel veneziano, in particolare sull'elettricità. Poco più di mezz'ora è bastata per creare disagi anche nel veneziano. La bomba d'acqua che si è abbattuta soprattutto nel Padovano intorno alle 19 si è poi spostata anche a Mestre lungo la riviera del Brenta. Disagi alla circolazione in A4 dove le auto si fermavano in coda nelle piazzole di sosta. Due voli da Parigi e Roma sono stati spostati dal Marco Polo all'aeroporto di Trieste. Ma i problemi maggiori sono stati quelli legati all'energia elettrica a macchia di leopardo. A Mestre, Spinea, Dolo, Pianiga, Fiesso, dove i vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi lavorando quasi tutta la notte. Abbiamo fatto vari interventi, sempre tutti quanti inerenti a alberi su sede stradale o alberi su cavi elettrici. L'ultimo intervento a Vigonovo in mattinata in un'abitazione privata dove due pini caduti sui pali dell'energia elettrica rischiavano di creare danni. La gente, se il cavo elettrico si rompe, la gente inavvertitamente può anche fulminarsi passando anche senza accorgersi. Se il cavo va in mezzo alla strada, sappiamo benissimo che ci sono pericoli, insomma. E i disagi legati alla mancanza di energia non sono stati pochi. A Pianiga i titolari di un hotel-ristorante hanno aspettato per circa 15 ore. Siamo tre attività qui vicine, un magazzino, un meccanico e il nostro albergo-ristorante. E francamente abbiamo chiamato un sacco di volte il servizio di segnalazione guasti senza ricevere nessuna risposta. Siamo riusciti a sapere alle 9:30 questa mattina che la nostra richiesta di intervento era stata ricevuta dopo, non lo so, io avrò chiamato 20 volte e altrettante i miei colleghi. Questo è molto penalizzante per chi, ad esempio, come noi a pranzo cerca di tenere aperto e non sa che risorse potrà avere. Ci hanno detto un discorso di priorità. Qui vicine sono state riattivate delle zone con molte abitazioni, per carità, è giusto aiutare anche i privati, però le imprese magari soprattutto in questo. Anche perché ora di merce da buttare ce n'è, a partire dai dolci. Tutta la merce in refrigerazione non c'è più. Bisognerà stimare, però se, più che altro il discorso del sistema elettronico informatico, possiamo andare da un 1.000 fino a purtroppo anche a 7-8.000 euro. Siamo alla cronaca, droga e cellulari in carcere. Sono stati arrestati 6 agenti di polizia, coinvolti anche 2 veneziani. Rendevano disponibili, previo pagamento di somme di denaro, a introdurre per i detenuti tutta una serie di materiale tecnologico preziosissimo per i detenuti, quali cellulari, sim card, palmari, chiavette per la navigazione internet, e quindi era un privilegio assoluto. Il Due Palazzi, per i figli dei boss e dei più grossi clan, era un carcere di lusso, per loro cellulari, chiavette USB e droga. Un giro di facilitazioni che, previo pagamento, permetteva di fare la bella vita ai detenuti. È stato scoperto da un'operazione della polizia che ha portato a 15 arresti e 22 perquisizioni. La presunzione di innocenza vale per loro come per tutti, però devono essere espunte dal corpo e coloro che restano devono acquisire la concezione che bisogna lavorare, come la maggior parte di loro fa, nell'onestà, nella correttezza e per il bene dell'amministrazione.
Ed erano proprio gli agenti di polizia penitenziaria a far avere questi favori in cambio di soldi. È un capoposto del quinto piano, chiamato il Grande Capo, ad aver tirato le fila dei traffici. Pietro Rega, 48 anni, riceveva il denaro attraverso vaglia postali inviati dai familiari dei detenuti. I soldi poi venivano divisi con gli altri a seconda dei lavori fatti. Si andava dai 200 agli 800 euro. Nel gruppo anche una donna, l'avvocato Michela Marangoni, 51 anni, del Foro di Rovigo. Grossa soddisfazione anche per la stragrande maggioranza degli operatori penitenziari che operano nel carcere Due Palazzi, e sono veramente la stragrandissima maggioranza, di vedere colpiti chi chiaramente ha tradito un giuramento fatto nel corso degli anni. È stato condannato il padre quarantenne che molestava le figlie, che è stato incastrato dalla moglie. Questa ed altre brevi notizie dal veneziano nel prossimo servizio. Mestre, 2 anni e 8 mesi di reclusione all'ingegnere quarantenne accusato di aver molestato le figlie di 4 e 5 anni. È stata la moglie ad incastrarlo circa 2 anni fa, quando la figlia più grande ha trovato il coraggio di confidarsi con lei raccontando gli strani giochi erotici a cui la sottoponeva il papà. A quel punto la donna ha capito che doveva indagare e ha piazzato in casa delle microspie. Riascoltando l'audio ha capito tutto. Di qui la denuncia alla procura e l'arresto. Come risarcimento l'uomo ha messo a disposizione della moglie e delle figlie un'abitazione del valore di 300.000 euro. Favaro Veneto, 84enne preso di mira da un centauro per una manovra sbagliata. È stato rincorso, colpito con il casco e lasciato tramortito a terra. La strada immersa nella campagna è molto stretta e passano a malapena 2 auto. L'anziano alla guida però ha superato un trattore invadendo la corsia opposta e costringendo il motociclista a finire sull'erba, scatenando la furia. Quando l'84enne è stato raggiunto dal figlio che stava andando a trovare, aveva un occhio tumefatto e dolori alle costole. Immediato il ricorso al pronto soccorso e la denuncia ai carabinieri. Mestre, da Ancona per ricostruire i passaggi fondamentali di un traffico di droga internazionale. La Guardia di Finanza marchigiana è finita invece per bloccare un pakistano con 8 kg di eroina. I finanzieri avevano concentrato i loro sospetti sugli scali di Milano, Bergamo e Tessera e proprio al Marco Polo il Corriere ha attirato la loro attenzione. L'hanno inseguito fino alla stazione e lì i militari hanno chiesto il supporto della Polfer. Sono scattati fermo e perquisizione. La droga era nel doppio fondo della valigia. Il pakistano è stato arrestato. Andiamo in piazza San Marco. Baristi e camerieri non sanno davvero più cosa fare. I gabbiani sono aggressivi e scatenati. Sembra di essere quasi all'interno di una pellicola di Hitchcock. Non si può negare che la fama di Piazza San Marco non sia legata anche al volo di suoi piccioni, ma da qualche tempo a farne la padrona sotto gli inesorabili occhi del Paron di Venezia sono niente meno che i loro cugini maggiori, i gabbiani. Non sono più grandi navi, acqua alta, concerti rock e gente in maschera a mettere in pericolo la piazza di Venezia, ma bensì a far paura commercianti, residenti e turisti sono proprio i magoghe e i cocai, invadenti e aggressivi predatori, pronti a tutto per sopravvivere, camerieri attaccati da un metro di apertura alare alla conquista di qualche briciola di pane o addirittura qualche colazione completa. A denunciarlo è l'associazione Piazza San Marco, che assieme ai baristi storici ha monitorato i voli dei gabbiani e ha constatato come siano cambiati gli atteggiamenti di questi uccelli. Mai e poi mai, ci dicono i baristi della piazza, un gabbiano si sarebbe permesso di avvicinarsi ai tavoli dei caffè, intimorito non poco dalla presenza umana. Ora, continuano i commercianti, la situazione è cambiata e non hanno più paura dei clienti. A Piazzale Roma se ne stanno solo i gabbiani più timidi, che volano alto da occhi discreti. Troppa confusione, potrebbero dire, ma il problema rimane. Se vanno sui tavolini per forza è un problema, anche perché sporcano, anche perché cercano da mangiare. Gli fanno arrivare i turisti perché danno da mangiare, non si dovrebbe dare da mangiare. Perché la gente fa picnic che è vietato. Mangiare. C'è una legge a Venezia che è vietato fare picnic in piazza. Piazza San Marco. Aggrediscono camerieri e rubano gelati e scolaresche. Neanche il miglior Hitchcock nel film Uccelli avrebbe saputo fare di meglio. Intanto, sperando che i turisti cambino abitudini, i gabbiani veneziani volano liberi e i baristi di San Marco possono solo attendere in una futura generazione di magoghe, magari un po' più educate. Intanto si impadroniscono di qualsiasi tipo di cibo che c'è, quello che vedono, anche se c'è qualcosa in acqua loro lo vanno a prendere, ma con aggressività. Ma sì, saltano addosso, hanno fame. Andiamo a Jesolo a causa delle previsioni meteo sbagliate, l'abbiamo sentito in queste settimane più volte, turisti ma anche operatori turistici ci hanno rimesso. Ebbene, ora dalla regione arriva una soluzione.
Quante volte le previsioni meteo ci hanno impedito di trascorrere una giornata al mare? Quante le prenotazioni alberghiere disdette e poi magari c'era il sole? Tutto a causa delle previsioni poco precise, spesso sbagliate, che anche quest'anno hanno fatto infuriare non poco gli operatori turistici del litorale veneziano. Purtroppo il mare ha questo microclima che può essere molto diverso rispetto al tempo che vive l'entroterra della regione. Quindi ogni qualvolta le previsioni prevedono brutto tempo, normalmente lungo le spiagge invece c'è il sole. E questo crea ovviamente dei disagi, delle legittime critiche da parte degli operatori. Ma se qualcuno a Jesolo ha già pensato alla formula abbronzati o rimborsati, anche dalla regione arriva una soluzione per evitare a turisti e pendolari sgradevoli sorprese. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, installando delle micro centraline meteorologiche sulle spiagge, dove appunto la rilevazione delle previsioni è molto più precisa, e installando anche delle webcam in maniera tale che il turista che vuole accertarsi se sulla spiaggia che frequenta normalmente c'è il sole oppure no, può vederlo direttamente. Unica difficoltà: il problema è la gestione del dato, perché non è semplicemente il fatto di avere una centralina, ma poi la verifica e il ragionamento che sta attorno al dato delle centraline. Abbiamo l'ARPAV, che è la nostra struttura regionale che gestisce questo tipo di dato. Dovremmo cercare di istituire un servizio che funzioni soprattutto nel fine settimana per rilevamenti più puntuali e legati al territorio. Siamo allo sport, con il basket continuano gli acquisti in casa Oro Granata. Ieri ne abbiamo visti due nella squadra femminile, oggi l'annuncio è di un nuovo acquisto in quella maschile. Si tratta del pivot 31enne di nazionalità austriaca, reduce dalla sua seconda stagione con la Montepaschi Siena, culminata con la partecipazione alla finale scudetto. Eccolo qui, Benjamin Ortner, durante l'ultimo campionato ha anche vinto la Supercoppa di Lega. Siamo felici di aver raggiunto l'accordo, un giocatore con grande sostanza ed esperienza. Il commento del direttore sportivo Casarin: abbiamo inserito un'altra pedina importante nel nostro scacchiere. Sono molto felice di venire a Venezia per giocare la prossima stagione con l'Umana Reyer, fa sapere invece il giocatore, e sono già sicuro che faremo molto bene. Conosco coach Recalcati per averlo affrontato molte volte da avversario e sarà un piacere essere allenato da lui. Una cosa molto importante, conclude, sarà trovare la chimica giusta, e in questo, trattandosi di una squadra profondamente rinnovata, può aiutare se ci sono giocatori che già si conoscono tra di loro. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21.05 l'appuntamento con Focus dal titolo Con l'acqua alla gola. Non solo il Veneto colpito un'altra volta dal maltempo, ma le economie delle famiglie sferzate da crisi e aumenti. È il calo dei record infatti per le spese di casa. E poi naturalmente rivedremo la giornata del Premier Renzi in Veneto. In studio con Ferdinando Avarino ci saranno Jacopo Silva, Miriam Giurati, Manuel Bianzale, Pietrangelo Pettenò, Mariella Mazzetto e Giuliano Dalcin. E come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata. Arrivederci.